Salve a tutti, sono Fox. Un video che ho fatto giusto giusto perché ho passato un pomeriggio su sto coso per trovare un utilizzo decente. Questo qua è un vecchissimo tablet MyTab, tipo, mi sembra che si chiami così, della Telecom. Che vabbè, i miei hanno ricevuto in omaggio con abbonamenti, cose di questo tipo, dalla Telecom nel 2011-10, quel periodo lì. È un tablet Android 2.3.5, quindi io non me ne intendo, non so che è antico perché è la prima versione. E per modificarlo non si può più modificare, cioè proprio niente, c'hai Next, c'hai Next, non mi ricordo, comunque c'è tipo un programma per ottenere permessi di amministrazione e installare un'altra versione di Android, ma non sto più, tipo non chiusi il sito, non ho capito. E tipo tutte le app che ho trovato, tutte le app che chiedono l'uso di internet, e questo qua in rete non ci va più. Non ci va più perché è tipo la versione vecchia, quindi avrà tipo un vecchio browser, non lo so che problemi abbia sto a fare. E ho provato a metterci un programma per far diventare un terzo, quarto schermo, perché comunque ne ho cioè, uno, due, tre schermi qua, volevo metterne un quarto là in alto, però no, cioè non va neanche così, perché il programma, ho trovato solamente un programma che partiva, che era eDisplay, e crashava, quindi comunque non cioè dopo 3 secondi che andava avanti funzionava, per 3 secondi poi dopo crashava. Quindi alla fine l'unica cosa che ho fatto è trovare un programma buono, decente, app decente per trasformare in un orologio da muro. Infatti ho attaccato questo coso qua, è il coso dei piatti, no? Ecco, coso dei piatti. E quello che usi per mettere i piatti nel muro, no? Quelli dall'esposizione. Ci ho messo questo filo di ferro qui. Ho scaricato questa applicazione qua, che adesso vi dico anche il nome, perché ne ho scaricate diverse, che c'è tipo da orologio, ma molti erano tipo widget, cioè che tipo non è che erano neanche. Vabbè, non è neanche orologio a tutto schermo, insomma, erano tipo che stavano in un angolino dello schermo così. E io ho scaricato un programma che mette lo schermo su, cioè l'orologio su tutto lo schermo, e quindi ho trasformato in un orologio da un'ora. Adesso se si accende, perché non so neanche quanto sia la batteria carica di sto coso qua, vedete come l'ho trasformato in un orologio. Se vedete che ho i capelli lunghissimi è perché col virus non mi fido di andare dai parrucchieri. Qui batteria messa, vabbè, metà. Questo coso qua, anche con la batteria attaccata, però tipo con l'USB attaccato al computer, non alla luce, magari la luce fa più batterie. Dura una giornata circa, quindi comunque ogni volta, cioè io prima di andare a dormire lo spengo. Dunque, no, vabbè, questo qua è un altro. Lo fate che ho provato a installare tipo il programma per far andare i joystick della PS3. Eccolo qua, vedi questi qui? Il joystick della PS3 va tranquillamente, ci vuole un po' di pazienza, ma funziona senza fili. Avevo provato anche l'emulatore della PS1 e non è che vada benissimissimo, però tipo vabbè, Crash 2 era giocabile per dire. Quindi suppongo anche che. Cosa ho aperto qui? Suppongo anche che per esempio se andiamo la Game Boy, NES, cose di questo tipo leggere, insomma, qualche gioco leggero, magari 2D o i Crash Bandicoot della PS1 comunque vanno ancora su questo tablet, ecco. Quindi comunque totalmente inutile non è. Però come orologio trovo che sia l'unico utilizzo logico per sto affare. Ecco, con full screen clock e vi faccio vedere, è un'altra app, questo qua va. Era un altro, mi sa che l'ho cancellato. Comunque tipo avevo cambiato le impostazioni. E non è neanche questo. E tipo, non appena ho cambiato le impostazioni, non si apriva più. Boh. Prima andava decentemente, insomma, era faceva il suo lavoro. E non era tutto schermo, ma era in mezzo. E dico, dicevo, vabbè. Ho cambiato qualche impostazione per vedere un po' cosa permetteva di fare il programma. Boom, è morto. Ho provato a cancellarlo e reinstallarlo. Niente, non l'ho risolto. Magari devo cancellare qualche file di sistema che salvava le impostazioni, che lo sa, vabbè. Comunque questo qua è quello Big Night Clock, eccolo qua.
grandissimo, be bello, perché più in grande più mi piace. Lo metto qui sul muro, un attimo che vi faccio vedere. Però qui c'è il chiodo in cui lo metto. Aspetta un attimo, inquadro meglio, ecco. Là. Oh, ma che bello. E adesso semplicemente, mentre sono qua, cioè l'orologio è, vabbè, storto in questo momento qui, però non basta che lo giro così. E c'ho un orologio da muro, da un vecchio tablet che ritenevo inutile. Adesso non è che sia utilissimo, ok? Non è che l'ho reso chissà quale forma di utilità, però è quantomeno un utilizzo. Che a me, diciamo, buttare via la roba non piace, e quindi in un certo senso ho preso una cosa che stavano considerando di buttare via, perché è molto vecchia, e l'ho resa in qualcosa di quantomeno utilizzabile. Cioè, magari non a tutti interessa avere un orologio, ma anche a me che interessa, lo trovo abbastanza bellino. Niente, detto questo, così, spero di essere stato quantomeno, non so, di interesse per quelli che hanno ancora la sfortuna di avere un tablet così antico, di trovarsene in casa e non sapere cosa farci, e mi raccomando, buttare via le cose mai, perché io sono contro. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!